Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi costruiremo questo aggeggio che serve ad avvolgere i cavi che compro in queste matasse tutte ingarbugliate su delle bobine di plastica che sono molto più comode da utilizzare. Fino a qualche tempo fa compravo i cavi elettrici su internet e venivano spediti in queste bobine che sono fatte davvero bene e sono resistentissime. 100 metri di cavo costavano 10 euro, che non è tanto. Il problema era che la spedizione costava 8 euro e quindi veniva una bella cifra. Un altro problema era che avevano i cavi solo di due colori, rosso e nero. Poi ho trovato in un negozio di fai da te queste matasse di cavo da 25 metri a 2,50 euro, che era più conveniente dato che non dovevo pagare le spese di spedizione. E inoltre avevo a disposizione tre colori anziché due. L'unico problema era che questi cavi vengono venduti in matasse tutte ingarbugliate. Allora ho pensato di trasferire le matasse sulle bobine sulle quali compravo i cavi online, però farlo a mano avrei impiegato dei giorni. Quindi la soluzione era costruire qualcosa che facesse girare la bobina mentre io ci mettevo sopra il cavo. E infatti è quello che cominceremo a costruire oggi.
Come vedete, oggi abbiamo montato il motore e siamo riusciti a far girare la bobina collegandolo provvisoriamente ad un alimentatore. Nella parte 2 vi farò vedere il circuito elettrico che controllerà la velocità e la direzione del motore. Se questo video vi è piaciuto e non volete perdervi la parte 2 di questo progetto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. E se avete dubbi, scrivetemelo nei commenti. Ciao e a sabato prossimo con la parte 2.